scappare ragazzi, qua Max oggi, oh my god ragazzi, oggi non sarà solo poi che infatti siamo con Banana ed è vero, sì, se vi state chiedendo il motivo di questo fanculo sbagliato ancora. Ed è vero, sì, ragazzi, dopo quasi un anno e sei mesi, se non sbaglio, siamo tornati con delle facilità e ho deciso di iniziare il video in questo modo, poiché infatti il grandissimo Abraham Lincoln ha commentato il post di Facebook scrivendo: "Sì, beh, vedete tutte le maglie da calcio dell'NFL, ok? Bella cavallone", e così ho deciso di risponderti in questo modo. Spero che l'idea ti sia piaciuta e adesso ragazzi fermi tutti. Prima di andare a vedere però le altre domande, volevo ringraziare un paio di persone. Innanzitutto volevo salutare il grandissimo Francesco, il grandissimo Mario, successivamente volevamo insultare un po' il grande Giacomo e Dulcis in fondo, volevo ringraziare Alessandro di Cio, link del suo canale lo trovate in descrizione. Il motivo è semplicissimo ragazzi, dovete sapere che settimana scorsa quando volevo registrare questo video è successo il finimondo, del tipo che innanzitutto mi si è rotto l'obiettivo della fotocamera, che non si sa come ha iniziato a non far funzionare neanche la fotocamera stessa, però dettagli, e successivamente non lo trovo, ma mi si è rotto anche l'orologio, quindi in un giorno ho buttato nel cesso milioni e milioni di euro. Secondariamente ragazzi, vi volevo dire che se in questo video non mi sentirete urlare o come al solito, il motivo è semplicissimo: innanzitutto i miei dormono e nel caso in cui io li svegli sono botte, e secondariamente perché dovete sapere che sono le 11, dunque sono abbastanza stanco dato che ho fatto la mia giornata da pendolare e diciamo che le energie iniziano a terminare, però so benissimo che a voi queste cose non interessino. Dunque, ultimissime due cose ragazzi, mi raccomando, se volete pormi anche voi delle domande, commentate questo video scrivendo hashtag Giacongolla e successivamente appunto la domanda che volete farmi, e Dulcis in fondo mi raccomando lasciate un bel mi piace e poi che infatti cerchiamo di superare, devo smetterla di applaudire le mani, sono qui, sono qua, ok adesso la smetto, qui, qua, qua, comunque stiamo delirando già, stavo dicendo che dobbiamo superare 1000 mi piace, poiché infatti entro dicembre, se superiamo appunto questo numero di mi piace, vi prometto che uscirà un video con una persona che sarà una bomba, quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace. E detto questo ragazzi, continuiamo con le domande. Claudio Scaglione ci scrive: "Ask Marzio, ci racconti del tuo momento più epico a scuola? Bella Axel, sei un grande e sempre forte e potente a pala, addirittura a pala, quindi vedo che sei un iscritto anche abbastanza antico. Comunque ragazzi, dopo un'attenta riflessione ho sezionato tre momenti principali. Il primo è la prima volta che andai in presidenza, il secondo è l'ultima volta che ci andai, perché dovete sapere che io sono uno di quei pochi ragazzi che anche in quinta liceo si riesce a far mandare dal consigliere, e l'ultimo è quando presi il mio primo 3 con un mio compagno di classe in quarta, ed appunto di questo momento che andrò a parlare. Allora, se non sbaglio stavamo seguendo una lezione di inglese, ovviamente io ero in primo banco come al solito, dovete sapere che gli ultimi 3 anni del liceo li ho passati in primo banco, mannaggia i prof che non mi volevano mai dietro, e appunto stavamo seguendo questa lezione ovviamente parlando, e ad un certo punto la prof fa: "Basta ragazzi, fermi tutti, Marzio", in questo caso Andrea, uscita alla lavagna a spiegare ciò che sto dicendo. Ovviamente noi eravamo spiazzatissimi, ma come ogni studente è solito fare dopo un richiamo, lo studente sta zitto, chiede scusa, non si alza e aspetta che appunto la prof riprenda a parlare. E invece no, quel cuor di leone di mio compagno, totalmente a caso, in un modo inaspettato, io mai mi sarei aspettato una cosa simile, cosa fa? Dal nulla si alza e ovviamente la prof cosa dice? "Vabbè, si è alzato lui, Marzio, esci anche tu". E ragazzi, morale della favola, siamo usciti, non abbiamo saputo dire una singola parola e abbiamo preso 3 entrambi. Giorgio Panzica ci chiede: "Hashtag Ask Marzio, fare mai un raduno con i tuoi fan del sud? Potente appare addirittura bolle". Allora, grandissimo Giorgio, la risposta è semplicissima: ahimè, in questo periodo non ho assolutamente tempo da badare a YouTube, dunque non credo che farò, o meglio, in questo periodo, momenti radunissimi, anche perché ragazzi, per fare questo video sto sprecando tempo che non è d'oro, è tipo di platino. Tra un paio di settimane avrò addirittura 3 esami, ma di questo non è vero settimana prossima, ma di questo ne parleremo in seguito, poiché c'è una domanda a riguardo, e quindi mi dispiace, ma non credo. Salvatore Oliverio ci chiede: "Pensi di tornare carico su FIFA con un tempo? Perché ci manca molto in me, Wager Match, anche il potente a pala, dai cavallo". Salvatore, anche qua la risposta è semplicissima: ahimè, al momento non credo proprio di riuscire a ritrovare una certa costanza nel caricamento video, perché preferirei un po' un'Alessandra che battuta.
Marco Boisio ci fa una domanda che casca a pennello. Poi infatti si chiede: Ask Marzio, che giorni sarai Games Week di Milano? Ti seguo da un sacco di tempo e dei tuoi ritorni sporadici sono oro cavallo. Cosa pensi della community ora? Secondo me è brutta e monotona. Monotona crescente o decrescente? Innanzitutto ricambierò subito il saluto all'amicia. Secondariamente, ragazzi, seguite un attimo questo ragionamento. In una settimana ci sono, se non sbaglio, 54 settimane. Facciamo di sì. Secondo voi, in quale settimana mi capitano due esami universitari? Ovviamente sì, quella dopo il Games Week. E ragazzi, sta cosa è una cinghiata sul collo, davvero. Ero incredulo in maniera assurda quando l'ho saputo, perché c'è una cazzo di fiera all'anno che voglio fare, che è quella appunto di Milano, e ovviamente quando mi capitano gli esami 5 giorni dopo. Quindi la situazione è abbastanza problematica. Non so se riuscirò a venire tutti e tre i giorni. Sicuramente cercherò di venire sabato. Quindi ragazzi, mi raccomando, sabato vi voglio tutti lì, vi voglio fare le foto, vi voglio che mi fermiate anche per fare un paio di chiacchiere. Soprattutto, se non avete niente da fare, portate anche un po' di cibo, che quello non guasta mai. Passiamo adesso ad una nuova domanda che ci viene posta da Filippo Bello, il tuo video più bello. Se dovessi scegliere, ragazzi, domanda bellissima. Allora, se dovessi scegliere, avrei in mente tre video. Il primo è quello registrato, o meglio caricato, 3 settimane fa, riguardante la mia estate. Il secondo è la Crossbar Challenge con Marco Sinci, caricata il 31 dicembre, giorno del mio compleanno dell'anno passato. E l'ultimo credo sia il mio altro Fuck You Time che feci 1 anno e 5 mesi fa all'incirca, che, mi raccomando, se non avete ancora visto, trovate il link di quel video appunto in descrizione. Nuova domanda, ragazzi, che ci viene posta, devo anche fare abbastanza in fretta, minchia, ho la videocamera 6%, quindi parliamo sempre più in fretta. Francesco Fazio ci scrive: Ask Marzio, ciao grandissimo, è un onore rivederti di nuovo in azione, grazie. Vorrei chiederti come pensi che la tua vita possa cambiare in questo momento. L'università è un pensiero piuttosto difficile, pensi che riuscirai a combinare gli impegni universitari con quelli di YouTube e cosa ti aspetti più dal futuro? Innanzitutto, ciao grandissimo Francesco, cosa penso dei cambiamenti riguardanti la mia vita? Beh ragazzi, non ne ho idea, ma non è questo il bello di vivere? Vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, carpare il DM, quindi non ho la più pallida idea. Per quanto riguarda un mio sogno, diciamo così, che ho riguardante il futuro, è quello di viaggiare un sacco, ma in particolar modo il mio sogno nel cassetto è quello di riuscire a visitare tutti gli hard rock che ci sono al mondo. È una cosa alquanto impossibile perché ce ne sono una centinaia o più. Però ragazzi, si deve puntare in alto o no? Volevo poi salutare Alberto Romano, che ogni anno mi commenta e viene a Games Week per fare una foto con me e poi la tiene come immagine nel profilo, quindi grandissimo Alberto Romano. E giungiamo adesso all'ultima domanda, che non volevo neanche fare un video troppo lungo. Il grandissimo Gabriele Stano ci scrive: sei contento di fare economia o preferivi ad andare a fare qualche altra università? Ragazzi, sono contentissimo. Tra l'altro volevo anche aggiornarmi un po' sulla mia situazione, poiché infatti ci eravamo lasciati che il destino del mio futuro era in bilico tra due burroni. E ragazzi, cos'è successo? Secondo voi mi hanno preso per il test di medicina? Ovviamente no. Morale della favola, ragazzi, studiate, se non si studia non si va da nessuna parte. Però per il resto sono alquanto felice. Adesso si dovranno vedere gli esiti dei prossimi esami, che temo siano un qualcosa di imbarazzante, però vedremo. Dunque ragazzi, detto questo, non ho più niente da dire. Volevo rispondere ad altre domande, ma innanzitutto non c'è tempo. La videocamera si sta scaricando, è tardissimo, devo editare, vorrei anche dormire un filo, quindi trunk. Yes, no, sir. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, cerchiamo di raggiungere e superare i 1000 mi piace. Vi chiedo scusa per i miei capelli, lo so, abbastanza imbarazzanti. Però ragazzi, succede ciò dopo che si è svegli da più di 15 ore. Detto questo ragazzi, lasciate un bel mi piace, superiamo i 1000. Commentate con l'hashtag Giacongolla per pormi delle nuove domande. Detto questo, io Baymax vi salutiamo e vi diciamo potete parlare, ragazzi, si sente al prossimo video, ciao a tutti! Ragazzi, scherzone, ho visto adesso che Alessandra Basciuti ci scrive: Axel, sai fare il cubo di Rubik? E questa domanda l'aspettavo da anni, perché finalmente sì, so farlo e voglio mostrarvelo. Allora ragazzi, lo scombino un attimo, accendiamo il cronometro, avviamolo e vediamo un po' quanto ci metto. Oh, fanculo, ho sbagliato. Arrivo, Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Ragazzi, ho quasi finito. Ragazzi, finito! Quanto ci abbiamo messo? 1 minuto e 15 secondi! Questo è un Guinness World Record personale! Niente affatto male!